i vigneti, giustamente spogli, vista la stagione invernale, vi do il mio benvenuto ad Itinerari. In questa puntata saremo in Piemonte, nell'Astigiano, per raccontarvi le terre alfiere. Un territorio davvero magico, ricco di storia, perché andremo a vedere anche castelli importanti, ma ricco soprattutto di sapori e di grandi vini. Quindi non perdiamo altro tempo e cominciamo questo viaggio. Non vedo l'ora, seguitemi. Iniziamo il nostro viaggio di oggi nell'Astigiano con Luigi Franco, presidente dell'Enoteca regionale Colline Alfieri. Luigi, siamo qui a scoprire un territorio magico, suggestivo, ricco di storia. Insomma, qui siamo proprio sulla sommità del castello di Cisterna che domina l'intera vallata, però oggi andremo a scoprire anche altre realtà importanti sotto il profilo storico ed enogastronomico. Sì, oggi faremo un viaggio nelle nostre tipicità, presso le nostre aziende, le nostre eccellenze, che partono sicuramente dal vino, dal terre alfiere di OCG, ma poi questo territorio ha la caratteristica di avere una biodiversità enorme, quindi vedremo degli allevamenti di bovini di razza piemontese, delle attività artigianali come la cereria e come la distilleria, poi andremo anche a vedere alcune realtà agricole che fanno i formaggi. Sostanzialmente vogliamo farvi visitare questo territorio e invitarvi a scoprirlo e venirci a trovare. Può essere un territorio, è sicuramente un territorio appetibile turisticamente parlando. Diciamo che qui si gode il bellissimo panorama di tutte le terre alfieri, le nostre colline hanno la caratteristica che ad ogni scorcio si cambia visuale, per cui merita un viaggio, merita venire a mangiare in questi territori. Abbiamo delle eccellenze enogastronomiche uniche, per cui sicuramente si passa delle giornate belle in questa zona. Bene, presidente, che dici? Iniziamo il nostro viaggio? Iniziamo il nostro viaggio, andiamo. Andiamo. Venite, seguitemi. Ci siamo spostati a Celleno Mondo per visitare la distilleria più piccola d'Italia. Siamo con Stefania, titolare della distilleria San Carlo. Stefania, dico bene, siete tra le distillerie più storiche ma anche più piccole della nostra penisola. Esatto, noi siamo la più piccola distilleria d'Italia, proprio perché appunto noi qui in questo piccolissimo laboratorio distilliamo e produciamo dei prodotti di nicchia, delle grappe piemontesi con una lavorazione che è il bagnomaria piemontese a doppio ripasso. Questa è una lavorazione che ormai era andata in disuso nei tempi passati, perché ovviamente è una lavorazione molto lenta, dispendiosa, più complicata, bisogna starci dietro, quindi diciamo che va un po' a discapito dei numeri richiesti dall'industria. Però noi abbiamo proprio voluto scegliere questa tipologia di distillazione proprio perché volevamo ritornare, diciamo, nella tradizione come locali. Infatti qua è un vecchio portico, questo locale è un vecchio portico ristrutturato dove mio nonno faceva già la grappa. Abbiamo ripreso un alambicco a bagnomaria piemontese interamente in rame, forgiato a mano sul posto, proprio perché per le dimensioni del locale non potevamo prendere un alambicco fatto esternamente e poi portato qui. Quindi è stato fatto tutto a mano sul posto e ovviamente in rame, perché è un ottimo conduttore di calore e di conseguenza fa sì che la distillazione avvenga in un certo modo con un determinato prodotto finale. Il bagnomaria piemontese è una lavorazione, diciamo, diversa dal bagnomaria classico, perché oltre ad avere un'intercapedine esterna dove passa il vapore, ha anche all'interno dei piccoli bucherelli, quasi come se fosse un colapasta, per intenderci, per insomma chiarire anche magari a chi non è addetto ai lavori, dove il vapore entra direttamente a contatto con la materia prima.
Di conseguenza, entrando all'interno del prodotto, quindi a contatto con il prodotto, questa distillazione deve avvenire ovviamente con delle temperature non troppo elevate, perché altrimenti ci sarebbe uno shock termico troppo forte e di conseguenza, diciamo, la materia prima ne subirebbe, diciamo, un danno. Certo. Per cui, ovviamente, come dicevo prima, è molto più lenta la distillazione, ma estrapola in modo graduale e dolce tutti i profumi e gli aromi delle vinacce che noi acquisiamo dai piccoli produttori della zona. E quindi le nostre grappe sono prettamente provenienti da vitigni di Barbera, di Dolcetto, di Nebbiolo, al massimo che ci siamo, diciamo, spinti in là rispetto al nostro territorio, e a Barolo per fare produrre la grappa di Barolo, che diversamente non potremmo, certo, produrre, e la grappa di Moscato, spingendoci verso la parte di Canelli, di Santo Stefano Belvo, insomma della zona in cui si produce questo vino dolce da dessert. La particolarità delle nostre grappe, oltre ad avere questa tipologia di distillazione che è molto delicata e quindi esalta molto i profumi e gli aromi, è quella di non aggiungere nulla al prodotto finale, quindi noi non aggiungiamo zuccheri, aromi, coloranti, assolutamente nulla. Quindi la grappa che poi viene degustata dai nostri clienti è una grappa completamente naturale. Complimenti, mi ha fatto venire la voglia di assaggiarla adesso questa grappa. C'è l'imbarazzo della scelta. Eccoci in un altro angolo suggestivo di questa microdistilleria, la più piccola d'Italia, ricordiamolo, che insomma è un vanto. Stefania, che cosa ci fai degustare? Allora, oggi faccio degustare la grappa più premiata che abbiamo attualmente, che è la grappa di Barolo. La grappa di Barolo ha ottenuto 2 medaglie d'oro. E in più recentemente abbiamo, appunto, siamo stati insigniti dei 5 grappoli della guida Bibenda 2024, quindi è pluripremiata e quindi sicuramente, diciamo, è un vanto in più, ecco. Certo, complimenti. È stata apprezzata la nostra, diciamo, tipologia di produzione e le nostre selezioni. Profumatissima al naso, che dici? Sì, assolutamente, eh? Tutte le nostre grappe sono fatte in questo modo, è proprio il metodo di distillazione che esalta i profumi, con cui noi concentriamo i profumi e gli aromi, e il fatto di non aggiungere zuccheri, aromi, coloranti aiuta a non soffocare quelli che sono gli oli essenziali intrinsechi all'interno della grappa prodotta. Bene, Stefania, è un prodotto davvero eccezionale, grazie ancora per questo viaggio nel mondo delle grappe, complimenti, cin cin. Grazie. Siamo a Tigliole e faccio tappa presso l'azienda agricola del Bricco Gallo, e qui con me c'è il titolare Marco. Una realtà, la vostra, bella e particolare. Perché? Perché è una realtà poliedrica. Fate accoglienza, perché alle nostre spalle c'è l'agriturismo, ma fate anche ovviamente allevamento e ovviamente vendete anche al dettaglio. Qui la filiera è davvero corta. Sì, effettivamente dal 2000... ho aperto una macelleria, macellando i miei capi bovini e suini, e facciamo anche gli insaccati e li vendiamo a privati, ristoranti, chi ce li chiede. Certo, ecco, parliamo un attimo, poi parliamo anche dell'agriturismo, ma parliamo dell'allevamento. Razza che allevate, il perché allevate quella razza, presumo la piemontese storica, sì, di questo territorio, che è il punto di riferimento. Sì. Ecco, raccontaci un po' come avviene il vostro allevamento. Ma io ho un allevamento, diciamo, linea vacca vitello, praticamente non compro vitelli, allevo solo quelli che partoriscono le mucche. E poi, diciamo, arrivati pronti per la macellazione, li sezioniamo, andiamo al macello e li portiamo poi su in quarti e li lavoriamo nell'agrimacelleria. Certo, ecco, mentre l'allevamento di suini ovviamente allevate qui sui vostri territori, sul vostro territorio, e poi ovviamente macellate e vendete direttamente in bottega. Sì, anche così, per adesso con il problema della peste suina
ci dà un po' di vincoli, certo. Ce li avevamo fuori allo stato semibrado, poi ce li hanno fatti rinchiudere e adesso ce li installa in, certo, primavera mi organizzo per di nuovo tenerli fuori. Certo, ecco, fatti insaccati prevalentemente salame? Sì, salame cotto, salame crudo, d'inverno i cotechini e la salsiccia tutte le settimane fresca. Certo, che è un po' il valore aggiunto, sì, secondo me, è una delle bontà di questo territorio. Ecco, parliamo anche di accoglienza, agriturismo. Alle nostre spalle c'è questa bella struttura che, diciamo, nel fine settimana è un po' un punto di riferimento per chi vuole degustare appunto i sapori di questa bella zona. Sì, certo, noi normalmente sabato sera e domenica a pranzo abbiamo delle prenotazioni e proponiamo i nostri prodotti, poi facciamo anche il vino, quindi un agriturismo nel vero senso della parola, diciamo. Ecco, chi viene ad assaggiare i tuoi prodotti avverte il fatto che davvero la filiera qui è corta, cortissima, chilometro zero? Sì, sì, quello sì, poi vogliono vedere le mucche, i maialini e tante volte fanno anche la spesa dopo aver mangiato e bevuto, diciamo. Che piatti, qual è il piatto principale del tuo agriturismo? Ma c'è carne bovina, però in particolare la battuta, diciamo, una carne cruda, tritata, diciamo, grossolana, e quello è sempre, lo mettiamo sempre nei menù. Cosa. Poi c'è il vitello tonnato, gli affettati, i brasati, gli arrosti e via dicendo. Quindi i classici piatti piemontesi, però qui ospitate anche le famiglie perché avete delle camere? Sì, abbiamo 6 camere, 4 doppie e 2 singole, che accogliamo fine settimana o per lavoro le persone, e poi tante volte fanno la mezza pensione a seconda delle esigenze e delle mie possibilità. Quindi relax e sapori del territorio, meglio di così. Sì. Marco, grazie mille dell'ospitalità. Ciao, vado. Prego, buongiorno. Eccoci arrivati nel comune di Tignole. Siamo con Pino, che è il vice sindaco di questo bel paese. Alle nostre spalle c'è uno dei simboli storici, architettonici e religiosi di questa bella terra, è la chiesa di San Lorenzo, se non sbaglio. Ecco, ce la racconti? È importante, è certamente vero che è il simbolo più importante di Tignole, è anche il più prezioso. Ha corso anche il rischio di essere abbattuto parecchi decenni fa perché era mai stato oggetto di attenzione particolare. Invece, a partire dagli anni Ottanta è stato ripreso, restaurato con a cura della soprintendenza regionale piemontese, e oggi da diversi decenni è in queste condizioni buone. È tutto comunale, è in un'area tutta comunale che il comune ha acquisito negli anni. Ci sono quindi anche, lo dico, in questa località importante per tutta la comunità tignolese, non solo, perché oltre che essere molto bella e piacevole, è anche così, ha degli impiantistica sportiva, ha là in fondo un frutteto didattico di una cinquantina di che c'è da una ventina di anni, che curano di piante da frutta antiche. Insomma, la chiesa ha delle caratteristiche architettoniche particolari, non starei a dirlo più di tanto. La caratteristica che io ho sempre percepito è quella che è una di quelle che ha avuto pochi rimaneggiamenti successivi alla costruzione, non nessuno, che non è vero. Certo. Ma per cui, per esempio, qui dietro a me c'è l'abside, che è considerata bene perché ha delle cose anche architettonicamente interessanti, la bicromia, le bifore, le incisioni, lasciamo perdere, insomma, questa è una che all'interno ha una sola navata, diciamo così, non ha come altre, che so io, Cortazzone, che è molto più bella, insomma, perché ha le due navate laterali, però insomma è considerata molto bella, l'ha curata molto la soprintendenza, è anche estratto da un volumone che è stato poi ereditato negli anni 90, era precedente su volumone scientifico, insomma, no? Quindi dice tutte le descrizioni che si vogliono. C'è anche del materiale che si può, qualcosa che si può reperire, ma è una bella gita per venirci qui. Allora, non svegliamo altre cose, invitiamo i nostri telespettatori di itinerare a visitare questa
bellezza. Grazie ancora, vice sindaco. Grazie, grazie, grazie a voi. Oggi siamo venuti nelle terre alfieri, qui nell'Astigiano, per parlare ovviamente anche di vino. Lo facciamo con due giovani produttori che quotidianamente si sporcano le mani di terra, di vigneto, e lo facciamo in primis con Corrado, titolare dell'azienda agricola Pianché a San Damiano d'Asti. Corrado, un giovane prestato all'agricoltura, bravo, ti faccio i miei complimenti. Un'azienda la tua che addirittura risale agli inizi del Novecento. Sì, diciamo che dal 1910 si può dire che mio bisnonno ha iniziato la produzione del vino, anche se la coltivazione della vigna e dei vigneti veniva da ancora prima. Mio nonno ha continuato e oggi ci sono io che porto avanti la coltivazione delle vigne e la vinificazione, e la nostra azienda è un'azienda mista, abbiamo anche l'allevamento di bovini da carne, razza piemontese, e abbiamo la parte dell'agriturismo dove offriamo pernottamento con prima colazione. La nostra zona è tipica per le terre alfieri, che è questa nuova DOCG di cui comprende l'Arnese e il Nebbiolo. E poi inoltre è comunque una zona molto ben vocata per la Barbera d'Asti che noi produciamo. Come diciamo il mio vitivino un po' più che spingo un po' di più, diciamo, è l'Arnese, appunto delle terre alfieri. Ecco, allora andiamo a degustarlo. Che dici, Corrado? Raccontacelo, come dico sempre ai nostri amici produttori. Allora, come l'Arnese, tipico è il suo colore giallo paglierino, con riflessi comunque abbastanza verdognoli. Al naso wow. Sentiamo, diciamo, un'esplosione di profumi floreali, che comunque sono dati da, appunto, dalla varietà di questo vitigno, che ha dei buoni potenziali. Quindi, facendo attenzione a certe con certe tecniche di vinificazione, si possono esprimere questi, diciamo, profumi. Comunque è un vino che ha una gradazione anche importante, quindi discretamente corposo, qua siamo sui 14 gradi. Si avvertono in bocca. E quindi diciamo che può essere abbinato non solo ad un aperitivo, perché comunque anche come aperitivo, con una sua spiccata acidità, una freschezza che porta, diciamo, una sensazione di freschezza in bocca, può anche essere abbinato ad un piatto come un piatto di pesce, piuttosto che un piatto di carne bianca, quindi anche a tutto pasto. Bene Corrado, complimenti, perché è davvero un gran bel vino, come si suol dire, davvero bravo, soprattutto per aver continuato una grande tradizione familiare. Complimenti, cin cin, e ora vado a trovare un altro produttore giovane di questa zona. Complimenti ancora. Grazie. E allora Corrado, seguimi un secondo, perché vado a conoscere un altro giovane produttore di questa bella zona dell'Astigiano, quella che abbraccia appunto il comune di San Damiano d'Asti. Con me c'è Luca, giovane titolare di un'azienda storica, che è l'azienda agricola Ettore Ferrero, insomma. Allora Luca, raccontami un po' la tua bella realtà agricola. Buongiorno a tutti, io sono Luca Ferrero e sono la terza generazione che produce e vinifica sul territorio. Faccio parte, insieme a mio padre, e sono coadiuvante dell'azienda agricola Ferrero Ettore. Abbiamo circa 13 ettari di vigneti che produciamo e vinifichiamo sul territorio, seguendo con molta attenzione la tradizione e l'innovazione del territorio. Certo. Anche la tua è un po' un'azienda poliedrica, come quella, esatto, di Corrado. Vini di qualità, rigorosamente marchiati DOCG Terra Alfieri, esatto, giusto? Di qualità, con affinamenti in botte d'acciaio per i vini più freschi, e alcuni vini con affinamenti in botte di rovere per diversi mesi per i vini più importanti. Più impegnativi. Ecco, come, esatto, dicevo, però siete una realtà che fa anche altro, non siamo fa solo vinificazione. Siamo un'azienda mista, esatto. Ecco.
per accontentare il meglio il nostro territorio formato da colline e da valli pianeggianti, abbiamo anche un allevamento che si occupa di produrre razza fassona piemontese. L'allevamento ci aiuta anche per avere un ciclo più chiuso della nostra azienda. In poche parole, la sostanza organica è un grande nostro punto di forza per eliminare del tutto l'utilizzo di fertilizzanti chimici, ma basarsi solamente sull'utilizzo di sostanze organiche dell'allevamento. Quindi, da quanto ho capito, siete un'azienda sostenibile, esatto, a impatto esatto. quasi zero. Negli ultimi anni abbiamo scelto di, diciamo, da fare anche attenzione alla produzione dei nostri prodotti a una produzione sostenibile, con un impianto fotovoltaico che compensa tutte le esigenze della nostra azienda, un'abolizione totale dell'utilizzo di fertilizzanti chimici, ma utilizzo solo più di sostanze organiche del nostro allevamento, e l'abolizione dei glifosati e diserbanti chimici sotto l'interfile dei nostri filari, ma l'utilizzo di inerbimento. Complimenti quindi anche per questa filosofia che mettete direttamente in campo. Esatto. Però sì, noi siamo anche venuti oggi, a assaggiare i tuoi prodotti. Oggi, essendo in zona del Terralfieri, vi ho aperto una bottiglia di Terralfieri Nebbiolo, un vino d'annata che, diciamo, produciamo e vinifichiamo in botti d'acciaio, un colore sul rosso granato tendente all'aranciato, un vino di, diciamo, di pochi affinamento di pochi mesi in botte d'acciaio, e quindi profumi freschi, insomma, emergono quei profumi esatto. freschi, insomma, sì, anche, sì. anche molto profumato, insomma, esatto, ovviamente sì, sì. non ha quei sentori terziari dettati ovviamente dal legno, a legno del legno, ma ovviamente più fresco più un po' pronto, con un giusto equilibrio al, in effetti, al gusto dei tannini. Bene, Luca, grazie mille di averci raccontato la tua bella azienda agricola, complimenti e bravo soprattutto per questo grande Nebbiolo del territorio. Grazie. Terralfieri di OCG. Di OCG. Sicuramente una delle realtà più curiose che incontreremo nel viaggio di oggi è una cereria. Una cereria, sì. Asticera. Questa una è la bottega nome. Storica. Ecco, Andrea, spiegaci chi siete. Piacere, io sono Andrea, sono il titolare di questa cereria dal 1998. Questa cereria è stata fondata nel 1904. Ad Asti, è stata poi trasferita qui a Celenomondo nel comune dove risiedo, e noi siamo un piccolo laboratorio di costruzione candele, principalmente candele religiose o candele da casa, d'arredamento. E come vedi da qui dietro, questa qui è una particolarità, perché tutte queste candele sul giallo ocra sono candele in cera d'api, pura cera d'api, candele naturale che abbiamo rimesso in produzione negli ultimi 10 anni, perché prima non erano più prodotte queste candele, perché ovviamente la materia prima è una materia prima particolare, certo. naturale, e ovviamente era anche molto cara, di conseguenza le persone non la utilizzavano più. Poi ultimamente che si va a ricercare la naturalezza, l'ecologia e la purezza della candela, abbiamo ricominciato a fare queste candele e vanno tantissimo, oltre al fatto che sono belle. Certo, anche belle, anche come forme, insomma, ecco, sono belle anche da mettere in casa, ovviamente. Certo. Brevemente, come nasce una candela? Una candela votiva, insomma. Allora, la candela, come nasce la candela? Tutti noi vediamo una candela, prendiamo una candela classica, come questa qua, questa qui è una candela in cera d'api. Ma può essere fatta anche qualsiasi altra tipologia di cera. Quando dobbiamo fare una candela, noi dobbiamo partire da un prodotto solido,
certo. Che può essere un blocco di cera d'api o un blocco di cera tradizionale normale. Noi la dobbiamo far sciogliere, la dobbiamo portare ad una temperatura che deve permettere che tutte le miscele che ci sono all'interno della cera si sciolgano, riescono a miscelarsi assieme, e di conseguenza poi con questa vasca con la cera fusa dobbiamo immergere lo stoppino che sarebbe il filo di cotone che brucia. Questo. Esatto. Lo dobbiamo immergere molte volte all'interno della cera. Calcoliamo che ogni volta che noi immergiamo lo stoppino prende in media un mezzo millimetro di spessore. Perciò pensiamo ad arrivare a un diametro 2, quante volte dobbiamo immergere questa cosa. Però è una cosa bella, perché non c'è fretta nel fare la candela. Una buona candela che ti trasmette calore, ti trasmette tranquillità quando tu l'accendi a casa la sera, lo fa perché lei ha avuto bisogno del tempo. Il ceraio deve metterci del tempo per fare quella candela, del tempo ovviamente, della passione, e di conseguenza nasce questa candela, questa o altri tipi. Certo, altri tipi. Lasciamo il tuo bel laboratorio, perché mi porti dove adesso? Sì, allora, qui siete a Celle Nel Mondo, e noi ovviamente facciamo anche delle candele votive, quelle che si utilizzano in chiesa, ma si utilizzano anche nelle cappelle votive. E il comune di Celle Nel Mondo, grazie alla nostra collaborazione, ha creato un percorso che i visitatori possono fare a piedi o in bicicletta nel territorio comunale, dove si va a riscoprire delle cappelle votive. Adesso ti porto a vedere una cappella particolare che è qui vicino. Andiamo. Eccoci nel cuore di Celle Nel Mondo per parlare di questo percorso che coniuga natura, storia, ma anche religione, dicevi. Certamente, perché praticamente in questo percorso che abbiamo ideato all'interno del territorio comunale di Celle Nel Mondo, voi potete venire a visitare il paese in questo percorso più o meno di 18 chilometri. È un percorso relativamente tranquillo, ossia potete venire anche con i bambini, non c'è niente, certo, di particolare. E oltre a visitare i percorsi panoramici della strada, possiamo andare a visitare le cappelle votive che ci sono sul percorso. Qualcuna è stata già restaurata, perciò sono belle da vedere, e più tardi vi portiamo a vedere qualche cappellina da vedere in giro. E niente, sono 18 chilometri tranquilli da girare in compagnia con la famiglia o con gli amici, e oltre al resto del paese. Quindi segnatevi questo itinerario, perché davvero merita. Grazie Andrea, grazie ancora. Alla prossima, a voi. Siamo in uno dei templi della gastronomia di queste terre, siamo con lo chef Alberto del ristorante Concordia San Martino Alfieri. Chef, siamo qui a scoprire il valore gastronomico di queste terre, proprio qui in un ristorante davvero importante, un punto, sì, di riferimento, a partire da questo piatto che è la storica finanziera piemontese. La storica finanziera. Buongiorno a tutti. Allora, qui vi presentiamo oggi in vostra presenza la finanziera, che è un piatto tipico tradizionale, trae origini intorno al 1400 e nasce proprio dai mercati, con la storia dei dazi. In pratica agricoltori, allevatori dovevano pagare un dazio, una tazza ai finanzieri, e giustamente a fine mercato gli davano gli scarti dei loro prodotti che gli rimanevano. Nello specifico le frattaglie, quindi parliamo di creste di gallo, parliamo di duroni, parliamo di filoni, che poi vengono uniti e valorizzati con le verdure di stagione, piuttosto che altro, funghi porcini, carote, piselli. È un piatto tradizionale che si sta perdendo, in quanto è abbastanza laborioso, e in più le materie prime negli anni stanno lentamente scomparendo. Per esempio c'è chi mette polmoni, duroni, piuttosto che le creste di gallo, quando si riescono a trovare. Comunque parliamo di quarti, di quinti o comunque di frattaglie nello specifico. Certo. L'importanza grossa che è stata data poi a questo piatto nella sua storicità è ovviamente l'Ottocento, quando è entrato di diritto nelle sale importanti dell'alta finanza. Non a caso era il piatto preferito di Cavour.
Nello specifico, in questo piatto noi andiamo a unire, dopo aver lessato tutte le carni fritte e poi lasciate in umido con aceto e marsala, creste di gallo, duroni, filoni, polmone, piselli, carote e funghi porcini. Il tutto viene lasciato in umido a stufare a bagnomaria per un'ora e mezza e poi si può servire. È un piatto non complicato ma lunga di preparazione, classico piatto che il giorno dopo può avere un valore aggiunto in più. Wow, che meraviglia, grazie anche di averci riproposto un piatto che rappresenta l'essenza gastronomica piemontese, perché ce l'hai raccontata a fondo, insomma, che ha anche delle radici storiche questo piatto, nulla inventato. Poi ci hai preparato altre due portate importanti, sì, insomma, che proponete ai vostri commensali quasi quotidianamente. Sì, qui nel dettaglio abbiamo la classica pasta e fagioli, che ormai più che territoriale è nazionale, ma è molto legata al periodo e ai luoghi, e nello specifico, anche legando il periodo, abbiamo una pasta con i broccoli e il cavolo nero. Certo. In questo caso, nello specifico, i broccoli vengono precedentemente lessati, una parte si frulla con del parmigiano e del pecorino per creare una parte più cremosa, l'altra parte invece si fa saltare in padella all'ultimo con uno spicchio d'aglio, e in fondo il cavolo nero, che finisce nella panura o passato in forno, viene lasciato un'oretta a 50 gradi e quindi dà quel senso di croccantezza e di piacevolezza. Certo. A quel piatto, alla finanziera, che vino ci abbineresti, chef? Un importante secondo della zona, che possiamo parlare di un barbaresco piuttosto che dal Nebbiolo, per salire fino a un Barolo. Certo, ecco, questi piatti fanno un po' parte del vostro menù, insomma, ecco, sono parte integrante, sì, della vostra tradizione gastronomica? Assolutamente. Nello specifico, questi vanno da soli in autonomia, perché la gente sa che preparandoli vengono apposta. Questo è un classico primo che dobbiamo spingere, che in sala magari preferiscono un classico ragù piuttosto che tortellini in brodo. Una volta spinto, la gente torna. Bene, chef, grazie mille dell'accoglienza, ma soprattutto per averci fatto fare un tuffo nell'essenza gastronomica del piemontese, in particolare delle terre alfieri, ma soprattutto per averci riproposto un grande piatto della tradizione come questo. Complimenti e bravo. Grazie mille, arrivederci. Chi viene in queste terre vuole vivere una vera e propria esperienza legata al mondo dell'accoglienza, del food e del wine. Tenuta la pergola a Cisterna d'Asti, siamo con Martina, diciamo, raccoglie tutte queste possibilità offrendo appunto al wine lover, come si suol dire, una vera e propria immersione nel mondo dei sapori e dei gusti del territorio. Sì, diciamo che noi siamo propensi ad accogliere chi viene nelle nostre terre, facciamo sia la degustazione dei nostri vini, delle tipicità del territorio, quindi dai salumi, formaggi e prodotti un po' più di nicchia come la cugna, il mosto d'uva. E poi, per chi, visto che chi si spinge ad arrivare fin da noi, abbiamo anche il bed and breakfast con le camere, e dove si può soggiornare e, diciamo, immergersi a tutto tondo nel nostro territorio. Complimenti. Ecco, grazie. Vedo, siamo in cantina, vedo che fate diversi tipi di lavorazione, dal classico acciaio a vini anche un po' più strutturati, quindi invecchiati in legno. Sì. Di vini, diciamo, in acciaio abbiamo i classici del territorio, che sono la Barbera d'Asti, il Barbera Monferrato, Dolcetto, Bonarda. Sono quella linea che noi chiamiamo tradizione, perché si collega sia al vino tradizionale piemontese, sia l'etichetta riporta delle tradizioni piemontesi, quindi abbiamo cercato di collegare anche il territorio in questo modo. Mentre invece in legno abbiamo i vini che sono un po' più particolari. Abbiamo il Cisterna d'Asti, che è il nostro vino del territorio, che noi produciamo passandolo 2 anni in legno e con una parte di uve appassite. Poi abbiamo la Barbera Superiore, Terre Alfieri Nebbiolo e Nebbiolo d'Alba, che sono le due sfaccettature della nostra azienda, appunto essendo su due territori.
Wow, complimenti. Mi hai stuzzicato anche la voglia di andare a degustare qualcosa, quindi ti saluto, ti ringrazio per questo viaggio nel vostro mondo enologico. Mi sposto, vado nella vostra bella e accogliente sala degustazione, perché chi mi tocca ora? C'è Emanuele che ti spiegherà qualcosa in più. Vado. Prego. Eccoci nella sala Uva Allegra, è così denominata questa accogliente sala degustazione, sala eventi della vostra azienda Emanuele. Allora, partiamo da quello che abbiamo nel bicchiere. Tu sei anche l'enologo, non solo il giovane titolare insieme a tua sorella di questa bella realtà. Partiamo da quello che abbiamo nel bicchiere, questo Nebbiolo in purezza, Terra Alfieri di OCG, dico bene? Sì, Terra Alfieri super, Nebbiolo Superiore. Uno dei nostri vini di punta di questa azienda, Nebbiolo, che nelle nostre terre alfiere è uno dei vitini più importanti, e lo facciamo macerare, lo vinifichiamo un anno in botte di legno, legno grande, appunto per non conferire troppe note legnose al vino, e poi può stare in bottiglia anche diversi anni. Abbiamo bottigliato pochi mesi fa, l'annata 2021, e si può tranquillamente rimanere in bottiglia anche per 4-5 anni. Certo. È migliore, perché appunto Nebbiolo è la sua particolarità è che più invecchia più tira fuori dei profumi nuovi. Quindi, certo. A cosa lo abbineresti, rimanendo ovviamente sul territorio? Il mio piatto preferito è il brasato, quindi direi proprio un bel brasato. Emanuele, grazie mille dell'accoglienza. Grazie a te e a tua sorella. Complimenti per questi grandi prodotti, perché siete davvero una grande eccellenza delle Terre Alfieri e dell'Astigiano in particolare. Grazie. Complimenti, bravissimo. Cicci. Parliamo anche di allevamento, certo. Di questo viaggio nell'Astigiano, nelle Terre Alfieri, lo facciamo con Ivan, titolare dell'azienda agricola Cascina Margherita, San Damiano d'Asti. Ivan, il tuo allevamento è un allevamento di pecore, da cui poi trae il latte per creare appunto questi formaggi della tradizione piemontese, però fai anche altro, e poi entreremo un po' anche nel sì. dettaglio delle altre produzioni, tra cui quel magnifico e profumatissimo zafferano. Partiamo dall'allevamento di pecore allo stato brado. Sì, allevo le pecore alla razza delle Langhe, con un allevamento di tipo, diciamo, pascolo vagante, con la stabulazione notturna, quindi sostanzialmente porto le pecore al pascolo al mattino dopo la prima mungitura, e poi le riporto nei box qui in azienda alla sera dopo averle munte per la seconda volta, quindi certo. Fanno due mungiture, con queste due mungiture si produce il latte fresco da lavorare ogni giorno. Ecco, siamo nel tuo laboratorio e da quel latte nascono questi formaggi. Ecco, certo. Raccontaci un po' quali sono queste peculiarità che produci. Diciamo che quelle tipiche sono le più apprezzate, le più richieste in generale, sono la toma di San Damiano, che qui vediamo in versione stagionata e qui fresca, oppure la robiola di pecora, qui anche qui versione fresca e versione stagionata a crosta fiorita. Le differenze sono molte tra toma e robiola, però per riassumere, la toma è un formaggio che stagionando diventa più asciutto, più gustoso, mentre invece la robiola, da un formaggio fresco, stagionando diventa, diciamo, questa fioritura della crosta determina un rammollimento della pasta interna. Certo. Quindi è una stagionatura che va in un senso quasi opposto alla toma. Alla toma. E qui invece abbiamo il pecorino delle Terre Alfieri, in questo stadio qui, l'inizio della stagionatura, quindi sarebbe un formaggio da tavola in questo momento, diciamo la versione dolce, e poi a fine anno ci sono le maturazioni più spinte, quindi fino anche a un anno di stagionatura. E questi sono tutti formaggi a latte crudo e a latte intero, quindi lavorazioni diverse, però comunque sempre usando tutta la componente del latte senza scremarlo. Certo.
e soprattutto senza utilizzare trattamenti termici, per diciamo assecondare sia la tradizione che la qualità del prodotto. Del prodotto finale. In 30 secondi mi parli di quel profumatissimo zafferano, perché tu lo produci. Sì, lo produco. E molti a Milano lo apprezzano, che in Lombardia penso che sia una spezia, insomma, molto conosciuta, quindi siamo sulla televisione giusta per parlarne. Nasce il grande risotto alla milanese, sì, risotto giallo con lo spus. Sì, storicamente lo zafferano, io parlo del tardo medioevo, è stato prodotto in varie zone d'Italia famose, tra cui il Navelli, quindi in Abruzzo, in Toscana, ma anche in Piemonte, nello specifico proprio nel Monferrato. E quindi io mi sono basato su questa tradizione che è andata perduta poi negli ultimi anni, diciamo da circa due decenni che lo coltivo, prima in modo proprio amatoriale e poi è quello su cui ho basato il mio inizio di attività come azienda agricola, e quindi è una spezia a cui sono molto affezionato, che io trovo veramente incredibile, sia come pianta in sé, come forma di coltivazione, la lavorazione e l'utilizzo in cucina sono veramente incredibili. Siccome ho solo 30 secondi mi fermo qui, perché io invece lo trovo incredibile per il gusto. Ivan, bravissimo, complimenti, bravissimo. Grazie. Bravo. Eccoci arrivati a Cisterna d'Asti, siamo sulla sommità del castello e qui trovo Lino, che è il presidente del Museo Arti e Mestieri di un Tempo. Lino, un posto davvero magico, suggestivo, da qua si domina gran parte delle colline astigiane. Ecco, qui avete creato davvero un qualcosa da visitare, insomma il turista qua fa un viaggio nel tempo. Sì, abbiamo creato questo museo, è un museo, il Museo delle Arti e Mestieri di un Tempo, e a detta dell'università dovrebbe essere il museo etnografico più bello d'Italia. È nato nel 1980 in questo castello antico, già nel 1200 ci sono i documenti che parlano di questo luogo, della cisterna. Cisterna perché al centro del castello c'è una cisterna molto antica che probabilmente è ancora più antica del 1200, dove facevano probabilmente dei riti sacri, eccetera eccetera, ma è una storia che va poi a perdersi nel tempo. Arti e mestieri, qui ci sono tutti i mestieri della collina, poca roba della pianura perché cambia un po' la cultura pianura o collina, quindi siamo sui 6.000 attrezzi suddivisi in 26 sale a tema, ogni sala ha un suo mestiere. Bene Lino, grazie mille anche per questo quadro, però io sono venuto a visitare questo museo, che dici di entrare? Entriamo pure, io vi accompagno, prego. Sto facendo un vero e proprio viaggio nel passato, Linus. In questo castello del 1200, che risale addirittura al 1200, avete ripercorso un po' la storia del territorio ricreando queste magnifiche ambientazioni. Siamo nell'osteria, non del castello, ma l'osteria ambientata come poteva essere in questi paesi, in questi posti, tra il 1700 e anche fino al 1200. Ai primi del 1900 abbiamo tutta un'attrezzatura enorme di cose che parlano dell'osteria di un tempo. Se voi guardate un attimo quel tavolo, vedete un tavolo preparato con le scodelle e non con i piatti, perché la minestra era il piatto base dell'osteria, e poi dopo arrivava poi il bollito o i polli, eccetera eccetera. Manca il coltello, perché un tempo ogni persona aveva il suo coltello personale, e voi potete chiederci ma come mai
il coltello se lo portavano, era una cosa particolare, non si usava mettere il coltello nell'osteria. Le donne portavano il coltello? No, le donne non venivano all'osteria. Se c'era una donna, purtroppo era un po' marcata, perché non era così. Certo. Si diceva poco seria. Certo. Ma se per caso una viaggiatrice si trovava in quell'osteria in quel momento, l'oste gentilmente gli portava il coltello. Gli serviva il coltello. È una piccola cosa così. Un aneddoto, come ma si di aneddoti dire. Ce ne sono migliaia. Quanto tempo ci avete messo a creare tutto questo viaggio nella storia? Siamo partiti nel 1980 sotto gli scantinati a fare i primi passi con la cantina, l'osteria, era molto in piccolo, il lavoro della donna contadina di un tempo, lavoro casalingo certamente, e il matalassaio sarto e una piccola osteria, anche perché questi piani erano tutti pericolanti, il castello era in uno stato pietoso. Siamo stati fortunati, la regione Piemonte ha creduto a questo nostro progetto e, anche se poco per volta, ha dato dei soldi per poter andare avanti. Noi questi pochi soldi li abbiamo fatti fruttare, anche perché l'associazione è di volontà e volontari, lavoravamo qui di notte e anche nel pomeriggio a portare su sabbia, a portare giù macerie eccetera eccetera, e ci siamo riusciti con una spesa minima. Tutti si sono stupiti, anche la regione stessa si è stupita che con così poco siamo riusciti a mettere in sicurezza un castello intero. Certo, questi oggetti in queste sale più o meno risalgono agli ultimi 200-300 anni di storia. Sì, esatto. Difatti vediamo qua se posso un attimo. Prego. Abbiamo una piccola tupinetta, questa è medievale. Questa è medievale, trovata qui in castello durante i lavori. E quest'altra, non chiamiamola anfora, ma chiamiamola duia. La classica duia. La classica duia medievale. Certo, l'avete trovato proprio all'interno. All'interno. Ecco, per venire a visitare questo castello, ma soprattutto queste sale intrise di storia, come si può fare? Siete sempre aperti? Allora, come dicevo, gestito da volontari, la domenica è sempre aperto e a volte anche il sabato pomeriggio. Quando abbiamo la possibilità di avere dei ragazzi come servizio civile, è aperto tutti i giorni dalle 15 alle 19. Ma però meglio sempre prima telefonare. Dare un colpo di telefono. Sì. Grazie mille dell'accoglienza, ma soprattutto per averci dato la possibilità di fare un tuffo nel nostro passato glorioso. Grazie ancora. Grazie a lei. Bravi. Ho fatto un salto nel passato, come potete vedere dalle mie spalle. Io dal castello di Cisterna vi saluto, vi do l'appuntamento alla prossima settimana con Itinerari, e contenti ma soprattutto orgogliosi di aver raccontato un grande territorio italiano. Ciao!